Allora, adesso invito qui Alessandro Di Battista, il nostro portavoce alla Camera dei Deputati. Non siamo un partito, non siamo una piazza, siamo cittadini, punto e basta, ognuno fa il culo, ognuno fa il culo. Buonasera a tutti. Ma se vai davanti alla cassa fischia? No. Avvicinate, venite qua vicino, tutti quanti. Tutti qua, qua sotto. Però no, lì perché sennò. Oppure ci si alza in piedi, facciamo tipo agorà, che è questa roba seduti, alziamoci in piedi. Avvicinatevi qua sotto, tutti qua, alziamoci in piedi, così ci vediamo. Oh, allora, un attimo fa un signore, molto distinto, molto per bene, una persona onesta, mi si è avvicinato, un manager, mi ha detto, posso farle una domanda? Prego. Perché non vi siete alleati con il PD? Anzi, ha detto, perché non avete accettato l'invito di Bersani a formare un governo assieme? Io gli ho semplicemente fatto vedere quello che oggi attraverso la rete è possibile, però occorre essere un minimo curiosi, dobbiamo essere curiosi e andare a cercarci delle informazioni perché, come sapete, perfettamente non ce le danno. Allora, io credo che moltissime persone qui stasera siano molto molto informate. Ognuno di voi sta utilizzando questi cellulari, sparerete queste informazioni in rete che verranno viste da 1, 2, 10, 30 persone. E stiamo riuscendo a girare intorno ad un sistema di informazione davvero colluso, massonico, mafioso, che mente. A me dispiace dirlo, io ero un lettore di Repubblica, lo ero, ormai con Repubblica ci puoi incartare i totani, accendere il fuoco, puoi piegarli in quattro e poi infilarlo sotto i divani per, sapete, quando traballa. Questo è Repubblica e questo è il Partito Democratico. Io votai il Partito Democratico e i primi tempi in Parlamento, lo dico soprattutto a quel signore, tentai qualsiasi forma di un allaccio, pensavo comunque sono migliori di quelli di Forza Italia, per cui parliamo più con loro, mi veniva spontaneo, parlai con la Moretti, con la Madia, con Civati, con Cooper, lo andavo a cercare quelli un po' più, come dire, sai, sembrano più di sinistra, no? Per cui andiamo, forse sono tanti berlusconiani, andiamoci a parlare, parliamo di leggi sul conflitto di interessi, e ho trovato come dire, hanno sempre alzato dei muri incredibili, invalicabili, sempre. L'episodio di Rodotà per me è stato drammatico, è lì che mi ha cambiata la percezione del Parlamento. Andavamo a dire, votate Rodotà, prendetelo voi il merito, un uomo di sinistra. La risposta era sempre la stessa, non possiamo votarlo perché l'avete presentato voi. Abbiamo chiesto delle prove di cambiamento e non sono mai arrivate. E se i primi tempi, io lo faccio come battuta, ma è la realtà, infatti alla fine dissi, no, il PD è peggio del PDL in aula, se i primi tempi mi veniva spontaneo, dopo che hanno fatto questo assurdo governo delle larghe intese, andare dai deputati del PD a dire ma come potete governare con Forza Italia? Ormai dopo un anno e due mesi che sto in Parlamento mi viene da andare da quelli di Forza Italia a dire ma come potete governare con il PD? Il PD è diventato una mafia rossa totale, è una latrina che infatti sta in fondo a destra, è una vera e propria latrina il Partito Democratico, bisogna dirlo, perché ha infiltrazioni dovunque, nelle cooperative, nei cementifici, negli inceneritori, nelle università, negli ospedali. È così, sono riusciti ad infestare più di ogni altra forza politica nella storia, è un dato di fatto. Non credete a me, andate a vedere chi c'è dietro il progetto dell'Expo, le cooperative rosse. Andate a vedere i cementifici, andate a scoprire chi sta dietro al TAV. L'altro giorno, e io penso che gli esempi contino, che voi potete credere o meno a quello che io dico. Tre giorni fa avevamo una gora a Rieti e ho deciso di andarci in treno, Rieti, capoluogo di provincia del Lazio. Per arrivare a Rieti in treno ho dovuto cambiare due volte, tre treni ho preso. Ho fatto Roma Tiburtina Orte, Orte Terni, Terni Rieti. Nel secondo treno tra Terni e Rieti, stavo seduto nello scompartimento, a un certo punto ho sentito una discussione tra due persone, tra l'altro erano piuttosto mature, avranno avuto, non so, 70 anni. Uno sembrava del grillino e l'altro era un renziano convinto. Parlavano e discutevano. Uno sembrava appunto molto molto informato, parlava degli interessi economici dei Benedetti, parlava del fatto che il PD avesse condonato in pratica i miliardi di euro che ci dovevano le concessionarie di slot machine, e l'altro parlava di Renzi, sì, però vediamo quello che fa, e basta. E hanno litigato a un certo punto, il tizio che sembrava, non ha mai nominato Movimento 5 Stelle, a un certo punto si è anche arrabbiato, no, perché devi capire, quasi eccessivamente arrabbiato, secondo me.
siamo arrivati a Terni, io mi sono alzato, sono andato e ho detto che il Partito Democratico non vincerà. E questo mi ha riconosciuto, questo elettore renziano, mi ha detto, non posso credere, lei che prende la seconda classe. Ho detto sì, è una cosa normale. Mi è sembrato che forse un esempio normale, cioè non è che è uno, chissà perché uno deve avere valore se prende la seconda classe, come fanno tutti, sia più importante di migliaia di parole. Probabilmente l'esempio che dobbiamo dare, tutti quanti noi che siamo venuti qua domenica sera, oggi a Formi eravamo tantissimi, e che ci interessiamo finalmente di politica, e state qui a partecipare a un evento politico senza Grillo che ci fa anche ridere, che ci fa anche divertire, intrattenere, questo è il miracolo del movimento. Perché prima c'era soltanto Grillo, che grazie a Dio ancora c'è, ma ormai c'è un movimento che va avanti con le proprie gambe. Ci sono deputati e senatori che si sono fatti le ossa, che hanno imparato lì dentro, e ci sono migliaia di cittadini informati come non mai, e questo è il più grande successo, e le piazze sono piene. Oggi noi siamo qui a Latina, ma contemporaneamente ci stanno i nostri colleghi in Campania, in Sicilia, a fare migliaia e migliaia di agorà. È la nostra risposta a questo sistema, cioè due pregiudicati, o meglio, un pregiudicato e un condannato per danno erariale, occupano abusivamente il sistema televisivo, e noi rispondiamo con centinaia di attività sul territorio, senza scorta. Io vi ho chiesto di avvicinarmi proprio perché, proprio a livello visivo, qua non c'è barriera, non c'è intermediario, non c'è nessuna transenna. Come? Non c'ho freddo. Va benissimo. C'è una camicia elegante, c'è un maglioncino di lana, cioè. E poi siamo giovani. La risposta è proprio questa. E c'è un, se riusciamo a far capire quanto è bella la politica, cercando anche di essere accoglienti nei confronti delle persone che magari hanno votato il Partito Democratico, no? Io so che ci viene spesso la rabbia e iniziamo a litigare, lo so. Chiunque ha un PD-no in famiglia, uno che ha votato Berlusconi in famiglia, chiunque, lo so, e conosco perfettamente i loro argomenti. So, prima parlavano del sono inesperti, ora non ne parlano più. Ora la frase, ma sono inesperti, non lo dicono più. Oggi due mantra sono, dicono sempre no, e li comanda Grillo a Casaleggio. Sono questi due, questi due. Allora io come posso rispondere sul dicono sempre no? E basta andare sul sito della Camera e vedere le nostre proposte di legge, vedere tutti gli emendamenti ai decreti, perché purtroppo il Parlamento è intasato da questo abuso incostituzionale della decretazione di urgenza, cioè il parlamentare che è pagato per presentare delle leggi è impossibilitato a discutere le proprie leggi nelle commissioni e poi in aula, perché è tutto intasato dai decreti che arrivano dal governo, che sono spesso incostituzionali in quanto non seguono quei vincoli di omogeneità e urgenza che dovrebbero seguire i decreti legge. I decreti legge sono uno strumento legislativo in mano del governo, al governo, per risolvere un problema che è urgente attraverso uno strumento legislativo che sia omogeneo, cioè che riguardi esclusivamente una materia. Se c'è un terremoto nel punto X in Italia, si fa un decreto legge per trovare dei fondi, dei finanziamenti per risolvere il problema, c'è urgenza. Il decreto si chiamerà misure urgenti per risolvere e elevare la situazione socio-economica di questo territorio colpito da terremoto e il Parlamento lo vota. Ma se arriva un decreto sul femminicidio o sull'omofobia, che racchiude delle norme per salvare coloro che vogliono fare il TAV, che racchiude delle norme per fare condoni edilizi, che racchiude magari delle norme a sostegno di queste aziende che giocano appunto sulla pelle degli italiani con il gioco d'azzardo, non è più un decreto legge omogeneo e urgente. È qualcosa di incostituzionale. Questo Presidente della Repubblica, palesemente abusivo e incostituzionale, ha firmato qualsiasi cosa. Nell'ultima legislatura ha firmato anche il lodo Alfano, ha firmato il legittimo impedimento, tutte leggi che poi sono state bocciate dalla Corte Costituzionale. Ecco, oggi c'è una classe, una zoccolo duro di italiani che queste cose le sa, e un tempo non le sapevamo. Un tempo il popoluccio era tenuto all'oscuro di tutto, preso in giro. Pensate quante, ora che siamo informati con la rete, che partecipiamo e sappiamo per esempio che quando Letta va in TV dicendo, o Renzi va in televisione mentendo sull'abolizione delle province, oggi abbiamo la possibilità per smentirli. Io mi immagino quelle menzogne, quante menzogne ci hanno detto negli ultimi 30 anni che non abbiamo avuto la possibilità di smentire. Perché gli servivamo così, ignoranti, gli servivamo sudditi, gli servivamo... Siamo utili una volta ogni 5 anni, quando ci promettono qualcosa in campagna elettorale, noi mettiamo delle X e deleghiamo a questi Gesù Cristi che pensiamo che siano importanti perché sono andati in TV. Pure con me, occhio, rompiamo questo meccanismo che è malsano. Non è che siccome sono andato 2 volte in televisione, allora no, facciamoci la foto. No, questa roba no, io con gli altri, siamo vostri dipendenti. Funziona una stretta di mano, se lavoriamo bene, pacca sulle spalle, se lavoriamo male ci cacciate.
e ci sono fior di deputati miei colleghi, magari meno conosciuti di me, di Luigi Di Maio, della Taverna, che fanno dei lavori incredibili, forse più da gregari, ma sono loro che studiano fino all'ultimo rigo i decreti che arrivano, che scovano le porcate, gli emendamenti localistici, come li chiamiamo noi, le marchette. C'è un collega che si chiama Vincenzo Caso, che è di Milano, anche se è nato, è eletto in Lombardia, anche se è nato a Napoli, che è lui che ha scoperto lo scandalo dei lobbisti in Parlamento ed è lui che ha registrato il primo lobbista che si vantava di aver convinto Speranza a cambiare un emendamento e dice in questa registrazione: io potrei scrivere un trattato sul lobbismo a livello internazionale, oltre a farlo sbattere fuori dal Parlamento, su idea dell'ufficio presidenza nostro, quindi di Maio, della Mannino e di Fraccaro, abbiamo istituito, e la Boldrini è stata costretta grazie a quella registrazione di cui si è parlato, quindi grazie alla pressione dell'opinione pubblica, è stata costretta ad accettare la nostra proposta per registrare tutte le entrate all'interno nel palazzo. Ormai sapremo chiunque entra, e dato che chiunque entra deve per forza rimediare un invito da un parlamentare, questo purtroppo è il Parlamento, con un'applicazione da smartphone sapremo esattamente il parlamentare, che ne so, Alessandro Di Battista, che persone ha fatto entrare e quante persone ha fatto entrare. Questo per controllare esattamente quel che avviene in quel palazzo, perché uno Stato funziona quando le istituzioni temono i cittadini che controllano, mentre non funziona quando le istituzioni sanno che c'è un'opinione pubblica che non controlla. E questo è il concetto incredibile, è per questo che è nato il 5 Stelle. Per costruire un controllo popolare intorno al potere. Quel palazzo, io è un anno e due mesi e sto dando insieme ai miei colleghi né più né meno l'anima. Voi lo vedete, oggi siamo tanti e stasera a Latina facciamo tutte queste agorà, ma non è che oggi si va in elezioni europee, quindi stiamo facendo un'attività differente. Chiunque segue il 5 Stelle sa che appena siamo entrati in Parlamento, la settimana successiva abbiamo iniziato a fare delle attività fuori. Eravamo 4-5. Su Facebook facevo un invito, venivano 3-4 persone, magari i miei amici. Poi da cosa nasce cosa, arriva qualcuno in più. Ormai le piazze sono sempre più piene, senza Beppe Grillo e dovunque. Questo è un dato di fatto, delle persone vengono qui non per sentire appunto una persona conosciuta, ma sentire delle idee, avere delle speranze. Noi ci crediamo fermamente, noi siamo convinti che stravinceremo le europee, convinti. E stravincere l'europeo ci darà quella possibilità, quella forza appunto di opinione pubblica, perché quando non si hanno i numeri per far passare o no una legge o bloccare una porcata, è l'opinione pubblica che interviene. Per quello siamo saliti su quel tetto, perché pur non avendo i numeri per bloccare una riforma piduista della Costituzione, sapevamo che salendo su quel tetto qualcuno ci avrebbe dato dei ragazzini, dei fancazzisti, dei bamboccioni, quello che volete, lo sapevamo, ne eravamo coscienti, ne abbiamo parlato, ma eravamo convinti che comunque un faro da parte dei media si sarebbe acceso e parte dell'opinione pubblica si sarebbe resa conto che ci stavano provando a cambiare con i fantomatici saggi, dei quali più nessuno sa nulla. Se qualcuno li ha visti, diteci dove sono i saggi di Napolitano, perché sono spariti. Ho presentato, sono preoccupatissimo tra l'altro, ho presentato un'interrogazione parlamentare: che fine hanno fatto i saggi e quanto ci sono costati, per esempio, e l'ho presentata la settimana scorsa. Se non avessimo fatto quello, se non fossimo saliti sul tetto, non avremmo preso quel tempo che è stato poi sufficiente per impedire quella modifica di quell'articolo, che è il grimaldello della modifica costituzionale 138, che avrebbe spianato la strada a una riforma costituzionale piduista che segue esattamente un piano di rinascita democratica scritto da un tal Licio Gelli ancora vivo, gran maestro della logica massonica P2, nonché condannato per depistaggio per la strage di Bologna. Questi sono i padri costituenti, oltre a Berlusconi, che è un padre costituente perché prima o poi lo obbligheremo a costituirsi. Ma di Berlusconi dobbiamo iniziare a parlare con il passato remoto, credo, perché è politicamente morto, anche se occupa le televisioni, è politicamente morto, credetemi. Abbiamo pensato che fosse lui il demonio numero uno, è sbagliato. Lui è un demonio, un mariuolo, quel che volete, ma sono tanti nemici, è un sistema di cui lui forse era una punta dell'iceberg, oggi è un altro. Credetemi, io sono entrato là dentro con la maglietta, non ho votato Berlusconi in 10 lingue differenti. Convinto, è lui il nemico da abbattere. Invece è un sistema che dobbiamo abbattere, un sistema davvero mafioso e colluso, una repubblica nata sulla trattativa Stato-mafia. È questo il sistema. E Berlusconi era un ingranaggio, forse uno dei più evidenti, proprio perché, come dire, portatore insano del peggior conflitto di interessi della storia repubblicana, ma uno dei tanti, è un ingranaggio di questo sistema, ma ormai dobbiamo iniziare a parlarne con il passato remoto. Berlusconi fu un mariuolo,
che ebbe l'opportunità di fare qualcosa per il paese, come disse la Taverna in aula, non ci riuscì. Fu processato per svariati processi, fu condannato per frode fiscale e morì politicamente. Punto. Però oggi lo possiamo utilizzare come pentito. È un po' come il Buscetta, no? Pentito mafioso, tanto se parliamo di Berlusconi poi siamo lì lì. Quando parla ci è utile perché ci conferma e ci dà delle informazioni. Quando Berlusconi ci dice in televisione se arriviamo terzi cade l'Italicum, ci fa capire perfettamente quello che abbiamo denunziato dal primo giorno, ovvero che questa legge elettorale che non passerà mai è stata fatta esclusivamente per escludere il 5 Stelle quando i sondaggi, questi fantomatici sondaggi, ci davano al 18. E io dissi quando ci davano al 18 che alle europee io non mi sarei accontentato dello stesso risultato delle politiche. E oggi i sondaggi ci fanno volare, ma perché? Perché stiamo facendo questo lavoro, non noi, tutti quanti, perché io vedo che scriviamo una cosa e voi condividete, che andate in piazza, che litigate. Immagino il fegato che vi viene alle volte con i piddini che dicono ma Grillo urla e non hanno argomenti. Lo so, è lo stesso che viene a noi. Immaginate noi che ogni tanto vediamo la Santa Anche Gasparri. Ognuno ha la propria croce. Però che facciamo? Ce ne fottiamo? Diciamo, tanto l'Italia è questa? Iniziamo a, come dire, a ragionare di fatalismo. Che posso fare? Iniziamo a subire la suefazione delle condanne? Non ci informiamo più? Accettiamo che la destra, magari qui c'è qualcuno di destra, rispettabilissimo, una destra sociale che esisteva un tempo, che voleva la legalità, il rispetto delle regole, che voleva dare una mano per la sicurezza, la polizia, i carabinieri. Oggi questa destra non c'è più, c'è una destra che candida Scopelliti, l'ex governatore della Calabria che si è dimesso per un buco di bilancio. Poi ci sarà qualcuno che ha creduto nella sinistra perché pensa che il Partito Democratico abbia qualcosa a che fare con Berlinguer, la lotta di classi, il marxismo, il capitale, la giustizia sociale, il rispetto dell'ambiente. No, non esiste più. Questa è gentaglia che canta bella ciao in Parlamento, in aula, mentre approva un decreto che regala i soldi nostri alle banche private. Questa è gentaglia. E perché sono diventati gentaglia? Perché gli abbiamo permesso di fare tutto quello che hanno voluto, sempre. Ci siamo solo lamentati nei bar, parlando male di quello o di quell'altro, litigando tra uno di destra e uno di sinistra, e magari si era d'accordo sulla stragrande maggioranza delle cose, perché non volere i condannati in Parlamento non è né di destra né di sinistra, è qualcosa di logico, e abbiamo bisogno di idee logiche, non più di ideologia, perché ci ha fottuto. Ragionare per partito preso ci fotte il cervello, lo dico anche a quelli del 5 Stelle. Cioè, io quando ho fatto degli errori, magari comunicativi, ho sbagliato una parola qualche volta, o in ritardo ho consegnato un atto parlamentare che mi avevano detto di fare un'interrogazione prima, c'è chi ti dice sempre bravo e chi ti dice ehi, Alessandro, tu sei un mio dipendente, hai sbagliato lì, ti stimo, sei bravo, quello che vuoi, ma lì hai sbagliato, correggi il tiro. È questo l'atteggiamento che dobbiamo avere di confronti delle persone che stanno nelle istituzioni, perché gli paghiamo lo stipendio e quindi sono dei nostri dipendenti. È questa la rivoluzione unica, nessuno al mondo sta facendo un discorso come lo stiamo facendo noi nelle piazze, nessuno al mondo, non esiste Repubblica dove tra deputati e cittadini non c'è un poliziotto, non c'è, no, ci sono i carabinieri che ringrazio laggiù, a controllare giustamente, perché devono giustamente controllare. Non c'è una transenna, non c'è un intermediario, spesso non ci sono i giornalisti, voi siete venuti qua perché l'ha scritto la rete, non perché le televisioni ne parlano. Se fosse venuto Brunetta, c'era Sky TG24, Al Jazeera, Rai 1, Rai 2, Rai 3, 200 persone di scorta, magari persone qua, 3 a sentire Brunetta, però sarebbe andato in tutti i telegiornali la dichiarazione di Brunetta. È così il sistema. Come? Ogni tanto, Brunetta, c'è questo corridoio che è il transatlantico, che è molto lungo, ci sono, io dico sempre, dei divani, siccome sono in pelle umana. Ogni tanto io cammino a testa alta, io non lo vedo, Brunetta, magari me lo trovo, vi giuro. Però, poverino, Grillo dice, è diversamente alto. Noi lo dobbiamo cacciare perché sono diversamente onesti. Questo è per dato che si arrabbiano se gli dai dei disonesti, sono diversamente onesti. Quello che sta succedendo oggi è miracoloso. Dovunque vado succedono delle cose incredibili. Facevo volantinaggio a Taormina, tra una granita e l'altra, squisite. E ho dato un volantino a un vecchietto e mi dice
No, erano in dialetto. No, non me lo dare. Come no? Lo può prendere? No, ma lo risparmio e lo scarico sul web. Ci aveva 90 anni. Ma lo scarico sul web. Benissimo. Ho preso un aereo per andare a Palermo a fare un evento con Riccardo Nuti, che è un altro parlamentare che io stimo tantissimo. E c'era l'hostess che spiegava le uscite qua di sicurezza, qui a destra. Mi riconosce e mi fa: no, siamo con voi. Ci sono, lo dico sempre, i poliziotti che stanno avanti a Palazzo Chigi, elegantissimi, immobili, con dei mantelli bellissimi di stoffa blu scura. E quando noi lasciamo il Palazzo Montecitorio per andare al Palazzo Marini, il famoso palazzo degli affitti d'oro, cosa scoperta, sì, andiamo a piedi, ovvio, cosa scoperta da un deputato, un ragazzo di 30 anni, che è lui che ha scoperto lo scandalo degli affitti d'oro e ha scritto due righe di emendamento che è passato, probabilmente non se ne sono accorti di quanto fosse importante, dando l'opportunità alle varie pubbliche amministrazioni, ai vari enti, di bloccare entro una determinata data quegli affitti eccessivamente onerosi, quelli proprio che fanno schifo, gli affitti d'oro. Questo deputato non è Einstein, è una persona preparatissima, si chiama Riccardo Fraccaro. Un ragazzo laureato in giurisprudenza e si è pagato gli studi facendo il pizzaiolo, ed è lui che ha scoperto lo scandalo degli affitti d'oro, Scarpellini, dottor Cravattaro, che si è fatto fare i favori da Violante, altro de sinistra, quando Violante era presidente della Camera. Non ci vuole Einstein, ci vuole esclusivamente l'onestà. Vi dicevo che si passa davanti a questi poliziotti che sono lì, ormai ci conoscono tutti. Quando passiamo e andiamo verso il Palazzo Marini, loro devono stare immobili e ci chiamano. Psst. Noi ci giriamo, non mollate, continuate così. I poliziotti, perché li vedono tutti i giorni delinquenti i poliziotti, e sanno che in Parlamento la percentuale di indagati, inquisiti e condannati è più alta di Scampia. In Parlamento è più alta di Scampia. A 12 metri da me a sinistra c'è Gigina Purpetta, Luigi Cesaro, ex presidente della provincia di Napoli. C'è un video che gira, i napoletani gli cantano: è curta di attettenne precedente al presidente. Oggi è parlamentare della Repubblica e prende 14-15 mila euro al mese e sta lì a 12 metri. A 30 metri a destra c'è un renziano, Franco Antonio Genovese, uno messo anche con le mani in pasta in quella ditta che si chiama Caronte, che fa la spola dalla Calabria alla Sicilia. Per questo deputato hanno chiesto ai magistrati l'arresto in quanto si è intascato dei fondi destinati ai giovani siciliani per la loro formazione professionale. Ha chiesto l'arresto alla magistratura perché ha paura che possa addirittura inquinare le prove. E si siede a 30 metri da noi. E ne hanno parlato i giornali, solo il fatto una volta, e poi non più nulla, silenzio. Pensate se la magistratura avesse chiesto il mio di arresto. Avrebbero, non so, proiettato la Boldrini, avrebbe svegliato tutti i deputati alle 3 del mattino e li avrebbe convinti: venite a votare, lo dobbiamo cacciare via. E la Boldrini pensa esclusivamente a cacciare noi, che non abbiamo alzato un dito. Abbiamo sì combattuto, abbiamo cercato e cerchiamo sempre di difendere i nostri soldi, sì, perché quando un ladro ci ruba il portafogli, gli corriamo indietro. Però la Boldrini pensa: a me hanno dato 34 giorni di sanzione, 34, un intero campionato, neanche Borja Valero ne ha presi 34, 34 sono tanti, oltre che 9.000 euro, come? Neanche Chiellini, 39 giornate, e poi mi vantavo, entravo sempre nelle piazze: io sono il parlamentare più sanzionato della storia della Repubblica, e partiva, ne ha preso ora Mantero, mi ha superato, 40 ne ha presi Matteo Mantero, perché ha preso degli altri sul TAP. E la Boldrini ancora non calendarizza il voto per l'arresto di Genovese, forse perché sarebbe brutto in campagna elettorale europea vedere un renziano con le manette che gli abbassano la testa e lo fanno entrare in una gazzella dei carabinieri, sarebbe brutto, quindi meglio posticipare dopo le elezioni. C'è questa gente in Parlamento, c'è Cesa, ci sono piduisti, c'è Cicchitto, ci sono amici dei camorristi, lo sappiamo perfettamente, c'è la rete. Andate su Wikipedia, quando Wikipedia è ottimo non soltanto perché dà dell'informazione, ma è importante anche per quello che io definisco i centimetri quadrati della pagina. Wikipedia, per chi non lo sapesse, è un'enciclopedia online, uno scrive qualcosa e ti arrivano delle informazioni. Ci sono dei parlamentari dove attività parlamentare una riga, procedimenti giudiziari 3 pagine. Fateci caso, se scrivete un nome su Wikipedia, vedete innanzitutto se c'è procedimenti giudiziari. Sulla mia pagina di Wikipedia procedimenti giudiziari non c'è, non c'è. E qualora ci fosse, il Movimento 5 Stelle mi caccia, perché gli inquisiti, i condannati, noi li cacciamo. Questa è la logica. Capiterà prima o poi che ci sarà un caso di corruzione anche all'interno del 5 Stelle. Non veniamo da Marte, succederà, e in quel giorno i giornalisti ci uccideranno, sono come gli altri, diranno. Lo sto mettendo domani avanti, io non ho fatto niente. Niente. Succederà, è normale, perché non veniamo da Marte.
le possibilità si riducono se facciamo due legislature e poi a casa, e questo vale per tutti, anche per quelli più conosciuti, che voi pensate che sono più bravi perché sono più conosciuti. Non è vero, non è che uno, siccome è più conosciuto, è più bravo di un non conosciuto, no, altrimenti Berlusconi sarebbe il più bravo di tutti, e questo funziona anche nei meetup. Ma soprattutto perché stare qua senza scorta, con i meetup che ti invitano, che ti conoscono, che ti guardano negli occhi e ti dicono: stai lavorando per mio figlio, così, che tu ti senti una responsabilità immensa. Come io solo, sì, tu ricordati, alle volte mi danno i bambini in braccio, toccalo. Veramente, sono pazzi. Senti quanto pesa, quando voti senti quanto pesa il figlio mio, dicono così alcuni. Oppure ti guardano le persone anziane, ti dicono: io guadagno 400 euro, tu gli dici: io signore, noi abbiamo presentata la mozione per ridurre le pensioni d'oro di questi delinquenti, come dire, eticamente delinquenti, perché devo evitare. Io quando parlo, io non sapete lo slam tra una querella e l'altra che faccio, non ve lo immaginate pure se sto parlando. E non l'abbiamo presentata e l'hanno bocciata ai partiti, e volevamo solamente alzare le pensioni minime tagliando neanche cifre incredibili ai pensionati d'oro, e l'hanno bocciata. Perché? Perché sono amici loro i pensionati d'oro, i pezzi grossi magari delle aziende, oppure gli ex della Corte Costituzionale. Che è difficile dirglielo ad una vecchietta, farglielo capire, eppure ci proviamo, e questa ti guarda negli occhi: credo in voi. Ma come fai a tradire e a corromperti se una persona è in lacrime e ti dice: ti voglio bene, ho riacquisito fiducia nella politica, fate tornare mio figlio che è ingegnere, però sta a Londra a fare un lavoro in un call center. Come fai a tradire e a farti comprare dal sistema? Il sistema con me o altri, con quelli magari un po' più conosciuti, ci prova. Viene da me e mi dicono: guarda, qualcuno del PD, qualcuno di Forza Italia, tu sei bravo e non come gli altri, tu sei più bravo degli altri, mi dicono a me. E la stessa cosa magari la dicono ad un altro: tu sei più bravo degli altri, c'è, cioè, quel di Battista, quello non funziona, tu invece sì. E cercano proprio, no, di dividerci e comandarci. Questa è la logica. A me Berlusconi, poi non lo so, comunque qualche berlusconiano mi ha invitato a Palazzo Grazioli: il presidente ti vuole conoscere. E io ho risposto: il presidente conoscesse Renzi, che sono la stessa cosa, io non ci vengo. No, ma perché hai paura dei giornalisti? Mi hanno detto: noi ti facciamo entrare a Palazzo Grazioli senza che nessuno se ne accorga. Mi hanno detto. Mi sono immaginato delle segrete, dei corridoi. Come così? Questi arrivano lì, iniziano a sondare il terreno. Chissà che questo non sia comprabile, corruttibile, mica solo con le valigette. Magari ti corrompono anche con gli elogi. Ti corrompo con una promessa: guarda che le prossime elezioni, tanto 5 Stelle cade, l'ho visto, le prossime elezioni un posto di sottosegretario non te lo toglie nessuno, e tu magari, se sei debole a livello psicologico, dici: vabbè, andiamoci. E questo è il meccanismo di quel palazzo. Lo capite perché siamo così intransigenti? E spesso ci dicono: ma questi con noi neanche un caffè si prendono. Sì, con loro i caffè non ci li prendiamo neanche, non prendiamo neanche un caffè. Con la Minno, che è un deputato del PD, prende il tè con l'acqua minerale Ferrarelle. E io diffido da coloro che prendono il tè con l'acqua minerale Ferrarelle. Non accettate mai un invito da uno che vi invita a prendere un tè, ma lo prende solo con la Ferrarelle. È una persona che non sta bene, non stanno bene lì dentro, e noi non vogliamo prendere nessun tè con l'acqua minerale Ferrarelle. Lo capite la bellezza dell'intransigenza? Il compromesso è bello, ci hanno accusato, ma questi non fanno compromessi, alcuni. A parte ci ha accusato chi non ha votato 5 Stelle, che non facciamo compromessi. Ricordiamo sempre da dove viene, da che pulpito arriva la predica. Chi voleva parlare? No, l'ho sentito, posso. Ah, ci hanno accusato appunto, il compromesso è bello, c'è un mio amico, no? Qui andiamo con lui in pizzeria stasera a Latina, no, ma io voglio il pesce, vabbè, troviamo una trattoria che fa il pesce, la pizza, bel compromesso. Ma con la mafia non puoi scendere a compromessi. La Lega, io non c'entro nulla con la Lega, sono romano, ma la Lega innegabilmente entrò anni fa come movimento, come partito rivoluzionario antisistema, contro la partitocrazia, contro Roma ladrona. Questo è innegabile, quando Bossi e Maroni dicono che appiccicavano i manifesti, no? Comunque Bossi ebbe un'intuizione, ripeto, io non c'entro nulla. L'idea quale fu della Lega? Non otteniamo dei risultati, che facciamo? Ci alleiamo con Berlusconi. Così noi gli diamo dei voti e in cambio otteniamo il federalismo fiscale. Non l'hanno ottenuto, perché è ovvio che non ti puoi alleare con la delinquenza.
Il Riga è finito a rendicontare diamanti e lingotti d'oro in Tanzania, a comprare le lauree del figlio di Possi in Albania o a rendicontare le mutande di Cota in Piemonte. Cioè inizia a diventare parte del sistema. E oggi, se siamo così tanti qui, senza Beppe Grillo, di domenica sera, anche se oggi c'è stato un diluvio, poi io porto la pioggia dovunque, è perché siamo gli unici che possiamo vantare una parola unica che si chiama credibilità. Può piacere o non piacere il 5 Stelle, ma abbiamo fatto quello che abbiamo detto e abbiamo detto sempre in tutte le piazze quello che abbiamo fatto, e questo ci va riconosciuto. E lo dico ai detrattori, magari a quelli più lontano che vengono qua ad interessarsi, vediamo che dicono i grillini, eh? I grillini, ci chiamano i grillini, pensano che ci offendiamo, io non mi offendo, però allora quelli del PD li chiamiamo i lobbistini, i piduini, no? I condannatelli, quelli che votano Forza Italia, chiamiamoli così, arrivano, stanno lontani, io poi li riconosco, quelli un po' più critici stanno lontani. Io so che questa pure è terra di camorra, di voto di scambio, lo so. E non abbiamo paura a parlarne di camorra. Non abbiamo paura a dire in Parlamento, come hanno fatto i miei colleghi, che la mafia è una montagna di merda, pure se ci dà lavoro, se ci garantisce un posto letto ad un anziano all'ospedale. Alla lunga ci uccidono, ci danno qualcosa, un contentino in cambio di un voto. Il voto è prezioso. Per quello non vi dirò mai, e non l'ho mai detto, votate il Movimento 5 Stelle. No, no. Vi chiediamo esclusivamente di informarvi. Perché siamo convinti che se uno si informa, partecipa, diventa un cittadino sovrano, poi votare il Movimento 5 Stelle è qualcosa di automatico. Guardate la nostra storia di questi 14 mesi. Prima ci ignoravano totalmente, ma chi sono questi? Prima, no? Sono quelli dei meetup che raccolgono le firme, e tanto queste leggi in Parlamento non le hanno mai discusse. Poi ci hanno iniziato a deridere. Gli scontrini, si occupano solo di scontrini, salgono sul tetto, sanno dire soltanto no. Ma loro grillano Casaleggio, vi ricordate con questi toni arroganti l'intera stampa, nonostante portassimo la voce di 9 milioni di cittadini. Poi ci hanno iniziato ad attaccare in ogni modo, ci hanno dato dei fascisti, dei nazisti, dei comunisti, dei bolscevichi, degli avversori, potenziali usurpatori, qualsiasi cosa, come sessisti, qualunquisti, populisti, qualsiasi cosa, e ci hanno attaccato in ogni modo. A me hanno scritto delle cose incredibili dopo che andai dalla Bignardi, perché forse gli abbiamo fatto male, gli abbiamo mostrato una faccia onesta, gli abbiamo fatto male con quelle comparsate televisive, però ci sono i miei colleghi che vanno bene, io preferisco stare nelle piazze, e hanno scritto delle cose orribili, che se uno non ha della forza e non ci crede fermamente in quel progetto che fa, eppure alle volte, come dire, spinta a mollare, perché dice, ma chi me lo fa fare? Ma chi me lo fa fare? Ma io passo al gruppo misto, me ne sto zitto, guadagno 14.000 euro al mese, magari domani vado in TV e dico che Grillo è un dittatore. Vado prima da qualcuno degli altri partiti e gli dico, quanto mi dai se vado a dichiarare che Grillo è un dittatore? Lo dico io, lo dicono uno dei più conosciuti, Grillo è un dittatore, la Repubblica prenderà questa frase, solo Grillo è un dittatore, domani. Potrebbe fare male, no? Faccio questo, è facile farlo, no? Non faccio più banchetti il sabato e domenica, non mi faccio il mazzo come i miei colleghi, non di più, da un anno e mezzo a questa parte, mi godo più soldi, e perché io devo farmi il mazzo, prendere gli insulti, le minacce di morte, perché arrivano pure le minacce di morte, saranno cose sbagliate su Facebook, saranno stronzate, ma arrivano pure quelle. Arriva pure il tizio che, siccome ha sentito dalla televisione che siamo degli squadristi violenti, ti insulta, succede pure questo. Chi me lo fa fare? La bellezza di schierarsi, la bellezza di schierarsi. Non l'abbiamo mai fatto, schierarci veramente. Negli ultimi 20 anni abbiamo solo aspettato salvatori della patria che non esistono. Allora vi chiediamo, ripeto, non di votare 5 Stelle, ma di schierarvi. Uno che si schiera prende posizione, come ha fatto Pelù, che infatti è stato massacrato per questo. Può piacere o no, schierarsi. Chi si schiera sappia che perde degli amici. Io ho degli amici che li ho persi per strada, ma quelli che restano sono gli amici veri, e sono pure qui stasera, sono gli amici veri quelli che restano. Uno ha degli insulti, litiga, si sente attaccato. Quando uno si schiera, prende una posizione vera, scegliere significa rinunciare a qualcosa, sempre. Una scelta è sempre una rinuncia, sempre. Se siete coscienti di scegliere la strada non del 5 Stelle, ma della partecipazione politica, dell'informazione, sappiate che è la strada più difficile del mondo, perché ad abbassare la testa, a metterla sotto la sabbia e a ingoiarsi tutti i rospi e a essere fatalisti è molto molto più facile, come a essere disonesti in questo paese è molto più facile. Ma se scegli questa strada, vi garantiamo, perché lo viviamo, io mi alzo la mattina stanco, ma mi guardo allo specchio e mi sento fiero di quello che sto facendo e fiero di essere italiano. Se ci si schiera, poi si respira un'aria di libertà. E Gandhi diceva che prima ti ignorano, poi ti deridono, poi ti insultano, ma alla fine
vinci. Vinciamo noi e grazie a tutti. Onorevoli cittadini. Ragazzi, vi chiedo la cortesia. L'ascolto di questa dichiarazione di voto. A lui dice che Inter a casa non ce l'ha. Bella questo. Tu c'hai amici? Chiarissimo, chiarissimo. Tu dicevi c'hai amici? Ora te lo dico, tu c'hai?